Ok, iniziamo subito. Serra Yorome. Non è Winners Final, aggiorno subito. Allora, Losers Semis. Ok. Vediamo che abbiamo iniziato FT come primo stage. Attenzione, prima combo di Pichu, 27%, forse avrei potuto sentire di più dal Juggle. Attenzione, ha già pareggiato la percentuale, Serra con Sephiroth, c'è Down Air, Pichu che prova a avvicinarsi dal corner con T-Jolt, Bair, un altro Bair, ok, Sephiroth che ottiene l'ala, Ciao adesso. ragazzi. Salve. Adesso Pichu è praticamente a kill per cento, nonché non lo fosse già poco fa, visto il suo peso, e infatti tutto per non sta pensando ci sta. Ok, vediamo come cercherà di riportare la situazione in parità con Yorome. Ah, ma sbaglio, Serra sta popping off. Sì, abbastanza. Ha evitato il reverse 3-0 nel round precedente, quindi forse sarà anche un po' agitato. Sicuramente, poi lui è uno che è un player molto emotivo. Decisamente. Attenzione, evita la grab. Non so se la spot si sia aspettata pure necessaria, considerata l'altezza di Peach. Ma forse sì. Ok, Tigio. Oyo purtroppo non può permettersi di giocare molto passivo perché accumula danni usando secondo Tigio. Dici che in questo caso sarebbe meglio prendere il tuo personaggio secondario, ovvero Pokémon Trainer. Beh, non so come funziona il matchup di Sephiroth con nessuno dei due, In onestamente. effetti Quindi. non l'abbiamo mai visto, forse, o sbaglio, perché il mensile scorso Yoromi non Questa è la si prima volta che impegna. Oyo gioca dopo il secondo time Sì. skip. Sì. Ha usato finora. Allora, sul mio GG risulta suo Pichu, ma credo abbia usato anche Pokémon Trainer in alcuni round di Losers. Ora se la sente con Pichu e vediamo come va. Comunque FD è siamo pure uno stage tornati. buono per Pichu. Siamo tornati in una situazione Attenzione! Counter paritana. Serra T-Jolt! E prende prende la lo kill! Abbiamo stock. visto anche nei round precedenti che Scintilla è davvero un counter pazzesco, può ammazzarti a percentuali ridicole a volte. Reminder la Scintilla su Wall Flash che killa zero. Attenzione, ultima stock per Imbarazzante, entrambi. come si suol dire. Ma noi amiamo moltissimo Sephiroth, ci Hai il dissociamo. sexy privilege tra tutti i DLC. Attenzione! Ah! Trip con la tilt ma non estende purtroppo. Visto Scintilla, Oyo è il nostro perfetto a rispettarsi. Attenzione, altro Bair. Ok. Colpire centro stage. Attenzione, gli crossa. Sei B per controllare un po' il terreno. Sei B davvero incredibile a volte perché ti costringe a comportarti in un certo modo Condiziona quando la tantissimo. Shadow Fear è prossima all'esplosione. Però non è facile da usare perché può sembrare. Attenzione! Recovery un po' esotica da parte di Serra. Ok, provide fair all'ala, secondo il gioco ma ti ha bisogno di una Cosa dovrà mano. fare adesso? Recovery carica. È un classico. Oh, e prende lo stock e vince il primo game il nostro Yorome. Perfetto. Come dicevo, a B caricato è un po' il marchio di Mattia Sì, Sephiroth. lo sappiamo bene tutti. Come lo vorrei chiamare il Sephiroth di Serra? Serro? No, scusate, Serri, no, è per suona malissimo. cortesia, ma perché mi devo sentire queste cose? Perché con certe tag combinare Sephiroth ci sta pure, ma con altre va malissimo, bene bene o male male, tipo Epiroth. Epiroth è top tier, incredibile. Attenzione, Smashville questa volta, altro Intanto Smash piccolo. stiamo chiamando Derd in chat, che non sono io la più, chiamo Martin Kitt, che è lui. Scusate, iniziano il Il nostro noio. secondo game. Attenzione! Attenzione, Down Bair, no! ma la situazione è Primo andata come si potrebbe stock. aspettare.
brutto inizio per Oyorome davvero. Speriamo che Oyorome riesca a riprendersi, perché questa è dura da mandare giù. Mm-hmm. Però per fortuna è ancora forte dal primo match che ha preso. Io a volte chiamiamo Smashville Curseville, perché ogni volta che giochiamo c'è un SD. Solo che quando abbiamo giocato noi abbiamo fatto tutto il set su Smashville, non c'è stato nessun SD, e adesso lo stage vuole compensare. Beh, a quanto speriamo pare. Di non vederne altri, perché non fa mai piacere, soprattutto in questa fase del torneo. Vogliamo vedere. Cos'è semi? Top 4, siamo in top 4, ragazzi. Qui c'è il meglio della community. Oh, cavolo! Attenzione. Ok. Ritorno a stage col T-Jot, la Jablock non estende, e avrei potuto trovare la kill, ma no. Mega Flare è abbastanza per prendere la stock di Pichu. Pichu, adesso serve un reverse twist. E anche Sephiroth in realtà, nel banner di Ultimate sono molto vicini, sono migliori amici Sephiroth e Pichu. Carini. Ok, abbi caricato. Ora non abbiamo ancora visto Oyo fare Ledge Trump, che in effetti in genere è un po' un suo marchio di fabbrica. Non lo noto molto spesso in realtà. Allora, l'ultimo torneo l'anno scorso me l'ha fatto così tante volte che ormai ho il flashback del Vietnam. In bianco e nero. Ok! Oh, no! Caspita! Curseville! È Curseville! Pesante, perché era molto bella questa ultimazione di Oyo. Peccato! Sephiroth non sarà mai senza Dream. 1-1. Sono indecisi. Okay. Super Mario Maker. No. Sarebbe si va su Town and City. Stage piatto è buono per Pichu, però forse avere molto spazio non so quanto sia buono in questo matchup. Adesso vedremo. C'è da dire che avere uno stage più grande significa non permettere a Sephiroth di coprire una grossa parte di stage con la spada. È vero. E Smashville in effetti era un caso di vittima sia, quindi ci sta per uno stage grande ora. Però vediamo che Oyo non prende Pichu, ma proprio un trainer. Me lo sentivo, ti dirò. Non vedo il suo Pokémon trainer da un anno e mezzo, quindi non ho idea di come sia messo. Attenzione. Mo già. Prime interazioni, 42% rapido. Poi vorrà trovare una opening con Squirtle, accumulare danni. La prova. Per poi switchare a Ivysaur una volta ottenuto l'Advantage State. E Water Gun è molto buono ottenere l'Advantage State. È come il plug di Mario. Contro un personaggio in aria lo spingerà però molto. Attenzione. Death Throw. Forse Down Throw, non riconosco l'animazione di Squirtle. Viene proccato il E vedi, lo spinge tantissimo su un personaggio aereo. Dovrebbe tornare. Ha provato a spingerlo da 3B, ma Serra ha recuperato troppo basso per quello. Ce n'è Ivysaur, un PG senza neutral. No, questo commento non è assolutamente biased, perché gioco Ivysaur in più. Attenzione. Perché ci stiamo prendendo un po' di bias, Ivysaur è il mio Pokémon preferito. Anche se non c'entra ci niente. Ci sta tanto. Comunque. 100% riuscirà a uscire da questa brutta situazione? Sì. Troppa, si mette nel jungle. Ok, landing bay reversal, attenzione. Nair! Ok. È bella questa volta. Molto bella. Serra si è aspettato una tech, ma perde subito lo stock di Rome. Già. Prima Serra si è aspettato una tech, per questo ha fatto il dodge, ma il drag down Nair l'ha colto alla sprovvista. Ma non so questo Charizard. Charizard ad open set non è il massimo. Però magari può rubarla contro un Sephiroth esatto, leggero. Si sente più sicuro in questo momento utilizzare. Sicuramente meglio di Ivysaur. Neutral. Forse. Ok. Attenzione. La situazione è abbastanza. Entrambi aspettano prima di prendere i rischi. Landing Bear intercettato a Nair di Serra. Ok. Shield grab. Cerca il Bear. Qui Charizard può prendere la stock molto presto, sì. E io lo sa. Ok. Un'altra shield grab. F-throw. Userà lanciafiamme? No. A quanto pare no. Perché sta aspettando per rispettare la B caricata, esatto. Probabilmente. Ok. Cerca di coprire il landing con il filtro, non riesce. Sephiroth che sta allo stage. Oh, è il blizzignolo! Dall'altra parte dello stage. Serra non è reagito. Perry su Bear. Down throw. Un'altra down throw sul landing there. Attenzione. Ah, voleva usare il landing flamethrower come con Bowser, ma non ha aiutato.
Dash attacca è abbastanza, forse la DI non è il sì, massimo. Sì, penso anch'io. Sì, non è un'altra lantro, poi appunto la danni con Squirtle. Abbiamo già 46%. Shadow Flare sulla tartaruga. Il switch per evitare Shadow Flare. No, se vi traglia di Evisor non è grande come mossa, ragazzi, non è semi bomba di PM. Attenzione, Shadow Flare! Cos'è questa propaganda? Noi ci dissociamo, propaganda. Noi di Caralisa. Landing Fair! Back throw! Ha B caricato, però non riesce a punire. Effettivamente è una mossa abbastanza difficile da punire. Cerca il Dare! No! No, si prende il reversal! No! Attenzione! Future Side per la recovery! Si prende la Mapair! Ok, scusa la pink. A scendere? Difficile scendere contro Sephiroth. Si può giusto capitalizzare sul fatto che le sue mosse non abbiano migliore, le fendate non siano così spammabili, ma è fail. La stangata della Masamune prende la sopra. Second game. Ok, 2-1 per Serra. On fire dopo il mancato revestrio. Sì, devo dire, per adesso una bella bella run. Adesso vediamo se Oyo mantiene PT o torna a Pichu per il game 4. Boh, non saprei, perché non so in quale delle due situazioni si trovasse meglio, in effetti. Non saprei neanche io. Comunque questo è potenzialmente l'ultimo game di questo set, a meno che Oyo non riesca a prendere la sua seconda game. Speriamo di vedere un... Tutto possibile. Speriamo di vedere un Game 5. Non so quanto i ragazzi del Game People sperino di vedere un Game 5, considerando che... Sono più views, più tempo di stream, più visualizzazioni. Ragazzi, donazioni, forse. Penso che non sia nemmeno possibile. Mantiene PT. Non lo so. Io non lo sbloccato. Attenzione. Si torna su Town. Lo stage non dispiace, oggi. Attenzione. Sarà che tiene subito centro stage, ma lo cede. E adesso lui è al core. Se adesso okay, down Mattia a pair un po' di danni. Oh, no, ha quasi rischiato la kill per croce. Down throw a B. Ok, ora ho accumulato un po' di danni. F smash switch tra Sephiroth è troppo lontano. Ora manterrà Squirtle per giocare in un'altra situazione low percent e accumulare altri danni. Classico il Pokémon Trainer. Low percent, Squirtle, fai il combo, accumuli danni. Poi giochi Charizard e Ivysaur per chiudere stock, specialmente quando hai l'Adventure Street. Comunque prima Charizard in realtà ha funzionato molto bene. Charizard è... Oh no, è Mega Flare. Attenzione ai Treblitz per andare dal corner opposto. F-Throw che non killa, ma manda una brutta posizione, Serra. YOLO smash, forse un po' greedy. Ci è piaciuto. A questo livello quasi funziona, visto che non riusciamo a coprire bene roba a cui possiamo anche reagire. Attenzione, il fair. Evita il fair, verticalmente, per poco. Ha tentato di nair, solo appunto per dire che potrebbe vorrei intercettare la B con nair di Charizard. Ci ha provato proprio qui, ma non è stato. Non la prende. Attenzione. Un vantaggio di due stock, voglio. Sta per tristoccare Serra, ma la percentuale è davvero alta e la prima stock di Oyo potrebbe svanire da un istante all'altro. Detto fa. Eccola. Dare che attraversa le piattaforme e fa uno spiedino. Pare potremmo vedere un Game 5, ma sappiamo ancora che scintilla. Il nostro Mattia. Il DLC Privilege potrebbe aiutarlo. Detto fatto. Lala 40%. È in vantaggio nel set, ma il gioco pensa che abbia bisogno di una mano. Ok, Bale, okay. Fail, la mantiene off stage, okay. La B, Charizard, attenzione, back throw, estende l'advantage. Farà un'altra con la Yorkshire. Mi aspettavo un Flare Blitz, cioè, okay. No, non Flare Blitz, Flame Tower, mi sono confuso. A proposito di Flare Blitz. Bellissimo, Game 5. Game 5. Il negozio rimane aperto più a lungo. Ragazzi, scusa. Mi dissocio. Io mi associo. Ok. Vediamo chi andrà in loser final contro Sadler. Ne avremo ancora più un'oretta. Pare proprio. Ricordiamo che chi vince questo torneo vince lo spazio. Letteralmente lo spazio. Mi sa che gliel'abbiamo già fatto vedere, ma forse dobbiamo avvisare tutti che noi abbiamo. Dove caspita è? Smash chat.
lo spazio, signori. Presto! Il Pokémon Hype! Torna il nostro Pokémon Trainer, evidentemente. Voglio il pubblico apprezza. Che abbiamo sentito da fuori la folla in delirio. Ritorna su Smashville. Attenzione. Speriamo di non vedere altri SD. Oddio, forse qui Serra non poteva tornare via MSDR, ma hanno approvato entrambi. Beh. In teoria, anche se la MSDR te lo vieta, se il tuo avversario è d'accordo, tornare. Potete tornare senza problemi. The more you know, ragazzi. Attenzione. Scuda Shadowclaw con solo due orb, non è male. Gigantesco range dalla Mosa Moon. Attenzione. Ok, attenzione, hai di Sauron. Non mi aspettavo ottenesse. Beh, c'è da dire che pensavi switchare che... a Squirtle richiede un doppio switch che prende un po' di tempo. Cioè dici che avrebbe dovuto tenere Squirtle? No, lì ha switchato Ivysaur, se non ricordo male, con Eva Adventure, che lì ci sta. Solo che nel rigiocare il Neutral... Oh no! Oh, non ce l'ha fatta, è tornato indietro! Dicevo, giocare il Neutral con Squirtle quando sei Ivysaur, senti, deve switchare due volte, che non è come istantanea come cosa, non è come Fire e Mitra. Con tre Pokémon, non potendo scegliere l'ordine dello switch, devi per forza... saper giocare in interazione anche col Pokémon non ideale alle volte. Tanto vediamo Charizard, la scelta ideale a 300 di alte, così si può spaccare un po' più a lungo. E mi sembra stage. Che Ive, Squirtle e Charizard siano i due più utilizzati in questo set, no? Sì, mi pare di sì. Attenzione, Throw, che prende la prima stock. Ok, Tim Trower. Riuscirà a prendere un po' di danni prima di perdere la stock? È importantissimo accumulare più danni possibile prima di perderla in modo da... Ok, avere una seconda stock più facile. Ok, azione. Up smash up shield, fortissima opzione di Charizard. Il fair. Oh! E smashing Deathstrap. Con gli SR la sprovvista. E tiene tra l'altro. Attenzione! Io ho lo stage. Ok, Nair, torna al centro. No, Mattia deve rifocussare assolutamente sulla situazione. Può, può farcela, ancora fare può un comeback, ma non deve farsi prendere dal panico. Non è mai finita finché non vedi la stretta game all'ultimo mezzo, esatto. Del set. Sagge parole. Attenzione, Bear sweet spot. Attenzione, Flame Trower, 68%. Grab. Aspetta un po'. È tutto per la pressione mentale. Ok, cosa farà? Tenta un altro F-Smash. Attenzione, Ending Bear. No, è stato la Flare Blitz, ma è stato intercettato durante la carica da un F-Field. Ora, Squirtle nuovamente. Tilt, Tech Chase, F-Throw, Ivysaur in Ledge Trapping. Cosa farà? Smash. Lo spero. Cedere. Ok. Ok. Fair. Nair che fa Shield Pop. Non cerca nemmeno il down air, probabilmente per rispettare la P di Sephiroth. Attenzione, l'ha ricaricato. E Smash! Dove ha preso? Oyo arriva in loser final! Attenzione! Oyo! GG! Grande, Oyo Rome! E alla fine ha vinto con Ivysaur! È vero! Metti Smash Chat in game!